applicando le norme in vigore ai lavoratori stagionali indipendentemente dalle giornate effettuate nel corso dell'anno. Prevede inoltre che si possa istruire uno dei dipendenti per adibirlo alle funzioni di primo soccorso e che tutte queste funzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro siano coordinate dalle ASL. Considerato il tema del quale stiamo discutendo, non ci pare superfluo né il richiamo al testo unico sulla sicurezza né il riferimento a questa materia esplicitamente prevista. Scusi, onorevole Placido. Colleghi, onorevole Lanfranco, almeno abbassare l'urlo di quando lei ride, se fosse possibile. Va bene, grazie. Ha finito, onorevole Placido? Sì. Grazie. 9.1, parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Latronico. Ah, Ciraci, chiedo scusa. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 391, votanti 390, astenuti 1, maggioranza 196, favori 141, contrari 249, la Camera respinge. 9.4, prego, onorevole Chimenti. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento proponiamo una soluzione alla spaventosa situazione abitativa dei migranti stagionali, che trovano alloggio in fatiscenti casolari disabitati, arroventati dal sole e senza porte, privi d'acqua, luce e gas, luoghi in cui è facile infortunarsi e ammalarsi. Le amministrazioni dei comuni che traggono profitto dall'agricoltura hanno il dovere di fare qualcosa in questo senso. Ad esempio, come prevedevamo con questo emendamento, favorire la riqualificazione di aree dismesse o abbandonate o ancora l'autorecupero di casali e strade. Grazie all'opera dei lavoratori agricoli si ristrutturerebbero le abitazioni dismesse e i braccianti otterrebbero in cambio di potervi alloggiare anche per gli anni successivi. Questo permetterebbe anche di stabilire un legame con il luogo e dunque anche una maggiore cura e soprattutto si eviterebbe la disumanizzazione che deriva dall'abitare.